Eccoci insieme, 7:54 minuti di venerdì 29 settembre. Lo abbiamo già annunciato in lungo e in largo da questa mattina, ma perché l'ospite di oggi non solo è veramente, veramente speciale, tra l'altro oggi è il suo compleanno. Tanti auguri a Pietro Maiellaro, che oggi compie 60 anni, lo possiamo dire in diretta, vero? A me, certo. Grazie. Ormai l'ho fatto. Buongiorno. Buongiorno. È un onore averla qui. Ieri, giusto un piccolo aneddoto prima di lasciare a lei la parola, Michele Carofiglio, Enzo Tambora mi hanno un po' raccontato. Io sono notoriamente una persona non esperta di calcio, quindi un po' mi hanno raccontato la sua storia e quindi mi era venuta in mente come idea, come sottopancia, scriverle mito e non ex calciatore. Avevano quasi gli occhi lucidi mentre mi parlavano di lei. Quindi è un onore questa mattina averla. Tanti tanti auguri. Siamo tra i primi ad averle fatto gli auguri? Penso di sì, qualcuno ha sbagliato, è iniziato da ieri, però va bene, l'accettiamo lo stesso. Molti si portano avanti col lavoro. Allora Pietro, questo è uno spazio in cui ormai i nostri ascoltatori lo sanno, cerchiamo di conoscere chi c'è dietro il personaggio, quindi l'uomo dietro la persona, quindi lo dico ai tifosi che ci saranno seguendo. Questa mattina non parliamo di calcio, vogliamo conoscere chi è davvero Pietro Maiellaro, la sua vita anche in funzione del calcio, quindi io partirei subito Pietro. Che cosa il calcio le ha dato nella vita, che cosa il calcio le ha tolto nella vita? Il calcio nella vita, diciamo che è normale, che penso che mi abbia dato tutto, a livello di soddisfazione, a livello di futuro, a livello di tutto, di completezza, mi ha dato tutto, però sicuramente mi ha tolto magari la fase dai 18 ai 35 anni, sicuramente una vita diversa. Però una vita agiata, una vita bella, e glielo auguro a tanta gente, insomma, di poterlo fare. Però sicuramente ci sono i pro e ci sono i contro. Però è stato un viaggio bellissimo, volendo magari ci sono state delle cose belle, positive, e ci sono stati anche dei momenti magari bui, dei momenti diversi, da tante situazioni un po' particolari, però credo che alla fine devo essere più che soddisfatto, insomma. Quindi questo, se tornasse indietro, rifarebbe esattamente le stesse cose? No, non sono uno che si pente, non penso proprio, credo che rifarei quasi tutto, insomma. Forse magari col senno di poi mi fiderei meno di qualcuno, insomma. Quello è normale, quando poi si arriva a fare un bilancio, insomma, qualche piccolo inciampo c'è sempre. Certo. Pietro Maiellaro da bambino ha sempre voluto fare il calciatore, o mettiamola così, se lei non fosse diventato un calciatore, e che calciatore, cosa sarebbe diventato? Beh, la seconda opzione è un po' difficile, un po' particolare. Cioè, ai miei tempi, insomma, in un paese nell'entroterra del Rovoggiano, non so cosa potesse venirne fuori, insomma. Credo che una vita un pochettino più pericolosa, o magari una vita un po' più sacrificata sicuramente, però è stato meglio così. Nei miei tempi era difficile giocare a calcio, non è che da queste parti passassero tanti treni, insomma, non era facile, e mi è andata bene, insomma. Questo sì, perché io la prima partita che ho cominciato a vedere furono i mondiali del 70, quindi parlavano nel mio vicolo, insomma, al mio quartiere, parlavano di un giocatore nero, che in pratica poi alla fine era il più grande di tutti, insomma, da lei. E sì, lì la prima partita che cominciavo, avevo 6 anni e mezzo, lì ho cominciato un pochettino a dedicarmi per la strada, in mezzo alla strada, al calcio. C'è qualcuno che ha creduto particolarmente in lei, soprattutto agli inizi, che magari le ha fatto capire, cavolo, ce la posso fare? C'è qualcuno che vorrebbe ringraziare oggi? Sì, quando ci siamo trasferiti dal quartiere alle case, a un'altra casa, insomma, nel quartiere San Pio Decimo, lì ho incominciato a incontrare delle persone. C'era una persona, oltre a quelli là che tu fai i tornei, fai i campionati, sei sempre in fine, però c'era una persona che era un dirigente, si chiamava Polito, era un dirigente del Lucera Calcio. In pratica ero lì, ma mi è venuto a prendere quel giorno dei provini, quando mancava un quarto d'ora alla fine, mi è venuto a prendere, insomma.
Sempre no? sapendo che io ero del quartiere, mi è venuto a prendere. E quindi questo è il suo grande grazie a distanza di tanti anni. Sì, perché poi oltretutto questo qui è una persona che adesso non c'è più, mm-hmm. però lui è quello lì che mi ha indotto ad andare dentro. E poi c'è stata la persona che c'aveva all'epoca, c'era la squadra di Lucera Calcio, che era il presidente Apollo, che era un, per l'epoca diciamo che era un fenomeno della categoria, insomma, era uno che scopriva talenti, era uno che aveva una squadra, aveva due operai, aveva una fabbrichetta, era un fabbro, ma aveva solo due operai, è riuscito a tenere la squadra in Serie D, all'epoca era molto importante, la quarta serie si chiama. Insomma, non essendo molto facoltoso, è riuscito a tenere la squadra in questi livelli più di 10-12 anni. E da lì è cominciata la mia strada. Che bella storia. Noi siamo praticamente in chiusura, la lasciamo andare a festeggiare, insomma, con chi di dovere. Una curiosità prima mi è venuta mentre vedevo scorrere le immagini mentre le parla, perché stiamo mandando immagini sui suoi gol più belli. Pietro, che rapporto c'è tra calciatori della stessa squadra? Si diventa fratelli? C'è competizione? Qual è la sua esperienza personale? Non è sempre così. Uh-huh. In tutti gli spogliatoi ci sono molte sfaccettature, uh-huh. insomma, ci sono dei momenti in cui si fanno anche dei gruppi, ci sono delle cose molto particolari, diventa difficile, insomma. Bisogna comunque saper stare, bisogna avere dei caratteri particolari, cioè nel senso che tante volte bisogna anche pazientare, avere fiducia, avere rispetto nei confronti degli altri, del lavoro. Non è sempre così. Però diciamo che io nel calcio sì, ho molte conoscenze, molte cose, ci conosco con gente, ci rapportiamo ancora da 40 anni, insomma, sono cose belle. Però diciamo che quelli là che ho più amicizie, più strette, roba varia, magari che ci frequentiamo, sono uno che adesso ha giocato nel bar insieme a me, io ho giocato con lui, Giovanni lo segue. diciamo che con lui ho un rapporto speciale. Come tutti gli altri, sono amico, sono rispettoso, certamente ho amicizie ancora che si mantengono da 40 anni. Insomma. E allora, Giovanni Loseto, ce lo ricorderemo. Intanto noi la salutiamo e ancora davvero tanti auguri per il suo compleanno. Grazie di essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. 8:02 minuti, noi ci fermiamo per un po' di musica. Mi raccomando, non andate via, tra pochissimo torniamo per altre notizie.